affiancare i comuni per migliorare l'efficienza e l'efficacia del ciclo integrato dei rifiuti urbani. È partito dalle scuole a Salerno, dall'Istituto Comprensivo Gennaro Barra Lanzalone, il progetto Campania Differenzia, promosso dal Ministero dell'Ambiente ed attuato da un partenariato coordinato da ANCI, finalizzato a diffondere le buone prassi relative ad un'incisiva riduzione dei rifiuti urbani, soprattutto della frazione organica, e al miglioramento della raccolta differenziata e a sensibilizzare gli alunni contro lo spreco alimentare. Questa mattina a Palazzo di Città si è svolto un seminario tecnico dal titolo Soluzioni e strumenti condivisi per un tema complesso, nel corso del quale sono stati presentati i risultati del progetto e le modalità per migliorare l'efficacia e l'efficienza del ciclo integrato dei rifiuti urbani nei comuni della regione Campania. In seno a questo progetto, che è un progetto molto ampio e molto hard, perché tocca temi molto sensibili, soprattutto nel territorio, nel nostro territorio, che è un territorio particolare sulla raccolta differenziata e sulla riduzione del conferimento in discarica, quindi si parla anche di una riduzione dei costi per le amministrazioni e per i cittadini, un tema molto molto interessante da toccare è quello della prevenzione, che sta a monte della piramide, diciamo, del ciclo di vita dei prodotti e quindi anche dei rifiuti, della loro morte. E quello che sia la Commissione europea ha voluto diciamo intensificare con il pacchetto di direttive economia circolare, che diciamo è il nostro cappello dell'iniziativa, ovvero prolungare il più possibile il ciclo di vita di un prodotto, quindi riutilizzando, redistribuendo e quindi prevenire, quindi puntare molto sull'informazione, sulla sensibilizzazione, ma anche su l'avvio di pratiche innovative. Coinvolge sicuramente i cittadini e quindi i bambini nelle scuole, perché sono attori attivi a tutti gli effetti, sono sponda importante per le famiglie, quindi diciamo diventano una direttrice come dire, molto permeabile per il messaggio. I bambini hanno capito bene che quando vicino a un prodotto c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro e si raggiunge quella data, non sono prodotti da buttare ma possono ancora essere consumati. Tutto ciò porterà ovviamente dei vantaggi per i comuni, quali saranno, e soprattutto per le tasche dei cittadini? Allora, abbiamo in questo momento in Italia una interessante evoluzione normativa, la legge GAD, la legge 166 di agosto, è stata approvata il 19 agosto del 2016, che è la legge contro lo spreco alimentare. È la prima legge, diciamo, insieme alla Francia, in Europa, che punta sulle eccedenze e quindi sullo spreco, lo definisce e lo norma meglio di una legge un po' più vecchia che abbiamo, quella del Buon Samaritano, che restringeva gli ambiti. Si va oltre per la parte alimentare, perché la legge parla di farmaci, che sono una, diciamo, una componente importante sia economicamente che ambientalmente, sia di altri prodotti, no? L'ingombrante piuttosto che i vestiti, eccetera, ma sull'alimentare individua proprio quel termine minimo di conservazione come un elemento da superare.